Salve, io sono Vera Greco e sono il soprintendente per i beni culturali e ambientali della provincia di Catania. Desidero prima di tutto precisare che rispetto alle soprintendenze statali, la Regione Sicilia ha un regime diverso, in quanto le competenze dello Stato non sono delegate ma trasferite e quindi non abbiamo delle soprintendenze monotematiche, come nello Stato appunto archeologia, paesaggio, beni culturali, eccetera, ma delle soprintendenze uniche. Questo fa sì che il mio ruolo sia un ruolo di coordinamento fra le varie unità operative che si occupano di tutti gli aspetti legati alla tutela dei beni culturali, quindi beni archeologici, ma anche paesaggistici, architettonici, storico-artistici, bibliografici. Allora, grazie anche a questa visione di insieme organica, che ci ha permesso di affrontare il vasto mondo legato ai beni culturali con un'ottica più ampia, abbiamo sviluppato un concetto, direi, nuovo, nel senso che è più integrato rispetto ai beni culturali paesaggistici e ambientali. In questo senso l'archeologia, l'architettura, il paesaggio, i beni anche identitari delle popolazioni sono degli elementi che noi abbiamo ricompreso all'interno dei nostri piani. La giornata di oggi è stata molto importante non solo perché ha permesso di fare il punto su un argomento così delicato come appunto quello dell'idrografia, dei fiumi, delle acque, ma perché mi ha permesso di avanzare una proposta rispetto a quello che è il maggiore organo, anziché l'istituzione che quotidianamente gestisce e con la quale ci confrontiamo e si confrontano tutti quelli che hanno a che fare con le problematiche legate all'acqua, cioè il Genio Civile. Io credo che dalla giornata di oggi possa uscire una proposta operativa, veloce e quanto mai efficace, a costo zero, che è quella di proporre finalmente, una buona volta, al Ministero dell'Ambiente l'adozione di tecniche di ingegneria naturalistica, ma non intendo solo le tecniche, ma anche la filosofia sottesa a quello che è il mondo dell'ingegneria naturalistica, che non si contrappone al mondo dell'ingegneria, tra virgolette, idraulica tradizionale, ma lo supera perché ne interpreta i contenuti alla luce di una visione della realtà naturale e di tutte le sue leggi e di tutte le sue costituzioni specifiche. In altre parole, operando con i metodi e le tecniche dell'ingegneria naturalistica, anziché le vecchie sorpassate tecniche che peraltro abbiamo visto dare i danni maggiori, che sono la rettifica degli alvei, il tombamento dei fiumi, l'assoluta non naturalità di quello che è l'intervento, applicando le tecniche di ingegneria naturalistica si può ottenere un miglioramento sensibile del dato paesaggistico, un miglioramento assolutamente a 180 gradi di tutto quello che è la gestione ambientale del reticolo e del corpo idrografico, compresa quindi la vita vegetale e animale in essa, e un miglioramento sensibilissimo delle condizioni di gestione nel tempo, proprio perché l'intervento di ingegneria naturalistica, man mano che passa il tempo, non solo non ha bisogno di manutenzione, ma si inserisce proprio rinaturalizzandosi in maniera del tutto spontanea.